Appena conclusa la prima serata del Summer Game Fest, dove abbiamo visto tanti trailer, tante world premiere, ed è il momento di fare qualche somma di quello che abbiamo visto. Non vi dirò se è stato un evento bello o un evento brutto, perché tanto ogni volta che dico che è bello mi dite che fa cagare, se vi dico che è brutto mi dite che non capisco niente. Quindi vedrete voi, parliamo semplicemente di quello che ho visto e di quello che mi è rimasto più impresso, partendo da Street Fighter 6. Street Fighter 6, titolo di cui avevamo già parlato anche in passato, dove c'era stato anche il problema del logo che sembrava essere stato preso da una fonte abbastanza così free e non poi pagato adeguatamente, insomma c'erano stati un po' di problemi, ma abbiamo visto finalmente l'actual gameplay di un Ryu invecchiato, un Guile con la barbetta, Guile che ci fa vedere un somersault into Sonic Boom into Somersault in aria. È stata una roba fichissima, meravigliosa, non vedo l'ora di mettergli le mani sopra, ho bisogno davvero di Street Fighter. E mi sembrava che unisse un po' quello che è il 5 unito a delle caratteristiche specialmente visive come lo splash, in questo caso di magari più vernicioso, ma che ricordava un po' la china nel 4, durante appunto questo art, queste combo, queste mosse, che a me onestamente piacciono da morire. Andando avanti si è passati quasi immediatamente a un Alliance Dark Descent, ho detto male probabilmente, che mi ricorda, io amo Alliance è qualcosa di meraviglioso per me, ma farlo costantemente con la solita formula del cooperativo, i quattro giocatori che vanno e superano, non lo so, mi sa di visto, già rivisto, tritato e macellato, che ormai tengo lì, magari sarà un gioco carino, bisogna vedere poi come starà a livello anche di prezzo, è uscito, teniamolo lì da parte per il momento. Callisto Protocol invece è probabilmente uno dei grandi protagonisti di questa serata, qualcosa che ha portato in me l'horror a dei livelli, a delle sensazioni che ho provato solo con Dead Space, il vero erede spirituale di Dead Space, che ci ha mostrato un gameplay lungo, oltre che una grafica spaventosa, delle sezioni, delle sequenze di trailer visive mostruose, ha fatto vedere la sezione della Med Bay, della Power Station, dove appunto c'è il combattimento ravvicinato, combattimento con arma, combattimento con poteri, poi ricordava Control, e la solita, no, mandare a matanza il nostro personaggio tramite l'environment, che è letale quanto i mostri che troveremo all'interno del titolo. Titolo che giocherò tantissimo e probabilmente il titolo che più mi ha sorpreso e che più aspetto all'interno di quelli che sono stati fatti vedere stasera. Poi c'è stata una carrellata di Call of Duty Modern Warfare 2, che ha avuto un nutrito spazio con una bella presentazione, non si bada a spese, graficamente sontuoso, qualche sbavatura soprattutto dopo aver visto Callisto Protocol prima riguardo ad alcune situazioni di environment, ma ci stanno, è ovvio, è palese, e un gameplay storia che rimanda un pochettino alle grandi glorie, il fatto di rivedere Soap, Ghost e altri personaggi iconici del brand hanno fatto sicuramente impazzire tantissimi amanti di Call of Duty, ed effettivamente è stato molto soddisfacente vedere come nella piattaforma petrolifera, il missile, loro che vanno sul motoscafo, sperano, è stato molto molto adrenalinico e ben fatto. Andando avanti poi si parte con altri titoli minori che hanno sicuramente avuto, non tutti chiaramente, ma un impatto forse un po' più basso in questa sezione della serata. L'annuncio del ritorno di Flashback 2, che manco io mi ricordavo Flashback, pensate un po', titolo che non veniva da quasi 30 anni. Witchfire, che è questo FPS fantasy dal buon potenziale, che però non so onestamente, cioè mi è piaciuto soprattutto per quanto riguarda i poteri, vedere lui che utilizza magie particolari, ad esempio la campana mi era piaciuto un sacco, e il tipo di armi che va a utilizzare sicuramente distintivo, originale, bisogna poi vedere piano piano all'interno proprio tra demoni e ambientazioni un po' così medievaleggianti sull'horror come sarà poi il titolo finito. Per continuare la carrellata di spaziali horror, e vi assicuro che è al grido di horror spaziale che si è andati un po' in questa conferenza, parte Fort Solis, che dopo aver visto Callisto, a parte che dopo Callisto Protocol tutto tendenzialmente raggiunge una forma un po', però ecco, dopo aver visto quello mi ha lasciato un po' lì interdetto. Questo pianeta in cui appunto c'è questo medico che deve attraversare e scontrarsi anch'esso contro una problematica, una minaccia, e però qual è il fattore aggiuntivo che mi ha lasciato abbastanza basito? Il fatto che ci sia la voce di Troy Baker,
Troy Baker che è protagonista assoluto di questa presentazione, perché lo rivedremo più avanti anche con The Last of Us, e quindi l'attenzione si è spostata più verso quello che è la narrazione e il reparto voce, quello che potrebbe dare appunto anche dalla loro spiegazione, dal suo racconto del doppiaggio di questo personaggio, rispetto poi che alla qualità tecnica in sé di quello per la più che si è visto a schermo. Chiaramente io vi dico che tutto quello che si è visto può darsi che non fosse pronto, fosse alfa in game footage, non prepara, ma di questo di tutti, quindi insomma da qui a dare sentenze chiaramente lungi da me. Subito dopo si arriva a Routine, ennesimo spazio horror, però qua c'è una componente diversa, qua c'è l'ansia che la fa da padrona con questi robot meravigliosi fatti in dei modi pazzeschi. E anche se all'inizio avevo detto boh, insipido ancora, che palle, all'interno della mia descrizione quando eravamo live insieme a vederlo, dopo quando si è arrivati con la telecamera finale con questo effetto blur, effetto anche un po' vecchio, si è arrivati in fondo alle scale e ci appare questo robot, ho cambiato totalmente idea, ho detto cazzo, qua ti stringono davvero le chiappette. E quindi Routine, diciamo che passa anch'esso tra una delle sensazioni più interessanti di questo evento. Poi si passa a Stormgate, che mi ha profondamente infastidito, non tanto perché vabbè è un gioco che uscirà in beta tipo nel 2023, quindi graficamente quello che è, siamo in early, va bene, mi ha infastidito perché mi sembra effettivamente un visto e rivisto. Cioè, avere degli ex sviluppatori in azienda che hanno partecipato a Diablo, per dirvi, va benissimo, d'accordo, ci abbiamo il tocco della Blizzard, va benissimo, si vede tantissimo, però, forse troppo nel mio caso, che si sta scimmiottando una sonda Protoss con gli stessi suoni, un Goliath Terran, insomma sembra di vedere StarCraft versione un pochettino cheap. Quindi vedremo come sarà questo, dovrebbe essere un RTS da quello che ho capito dall'alto, vedremo cosa sarà, quando uscirà, come sarà perfezionato Stormgate, il titolo di Frost Giant Studio. E poi si è arrivati alla trollata definitiva che mi ha spaccato dal ridere, che è stato quello di God Simulator 3. Perché è stata la trollata? Perché appena è partito il trailer io ho gridato non è possibile, questo è Dead Island 2. Perché non mi ricordavo perfettamente, graficamente mi sembrava un po' una merda, però dicevo, ma mi sembra strano, però cazzo, questo è il trailer di The Island 2. Infatti è il trailer di The Island 2, ma è stato preso pari pari, copiato e messi al posto degli zombie le goat, che dietro fanno le peggio cose. God Simulator, titolo fa morire da ridere, e che è ormai diventato cult un po' nel trash, un po' nel divertimento collettivo, il titolo che vi invito anche a provare perché è veramente una cosa stupida, l'inverosimile, ma divertente. Per quanto riguarda Marvel, si è tornati poi con Midnight Suns. Voi sapete che io sono molto stanco, ma questo chiaramente è un'opinione personale che va presa così e ignorata, molto stanco dal titolo Marvel sia da un punto di vista cinematografico sia videoludico, sono stati tanti esperimenti che sono andati veramente non in porto e hanno fatto veramente schifo, e in questo caso prende uno degli spin-off più amati da tutti, quella del Midnight Suns, e ce lo ripropone in uno strategico a turni targato Firafix. Quando ho letto Firafix ho detto nanni, cosa ci mette le mani? Non si è visto il gameplay, si è vista tantissima, tantissima cinematica, come sempre, per far venire, no, il durello ai super fan di Marvel. Voglio vedere il gameplay. Non mi fa impazzire l'idea, anche se è originale, vedremo come uscirà fuori. Si arriva alla parte dei miei cari ludopati di Oyoverse e Honkai Impact Star Rail e ZZZ Zenless Dawn Zero. Sono stati fatti vedere due trailer, io non so perché erroneamente molti di voi sono venuti in live, io non so che abbia detto sta cazzata che avrebbero fatto vedere la 2.8 o il trailer della 2.8 in questo Game Fest, è una cosa che mi ha lasciato, io avevo un sacco di chat che me lo chiedevano, ho fatto vedere un ottimo, vabbè, trailer di Star Rail che ha ancora messo di più la pulce nell'orecchio a chi sta aspettando questo strategico a turni, scusate, no, GDR a turni, targato erede di Honkai Impact, sempre targato MiHoYo, con personaggi e mosse e nuove vibes che santo van benissimo, perché come pubblico e come target siamo degli hyposi, ci hypa qualunque cosa, anche solo il capello di un personaggio ci fa impazzire, quindi ha fatto il suo dovere, anche se di fatto solo un trailerino, non era niente di che, non c'era una data, non c'era niente, non ci diceva, quindi
comunque ha fatto vedere, ha fatto comunque parlare di sé e vi fa capire quanto sia ormai importante la MIOIO, la OIO per entrare all'interno di un festival del genere con due dei suoi prodotti che non sono Genshin. Però lasciando ancora un pochettino con l'amaroglio in bocca. Con ZZZ invece il trailer è stato molto figo, non ha aggiunto troppissimo, ma ha fatto già vedere un po' di gameplay di alcuni personaggi che prima non avevamo magari visto così approfonditamente, ma anch'esso non avevamo visto di fatto niente di sconvolgente, niente data, niente, non si sa un tubo ancora. Però ecco, su ZZZ le mie paure continuano a esserci, ve ne ho già parlato in un altro video, lo potete trovare sul mio canale, ce ne sono ben due, quindi ne parleremo poi più approfonditamente quando avremo magari anche una data di uscita. Si parte poi con una carrellata, con del ritorno al passato, si parla del Tartaruga Ninja con una vibes da sala giochi che è stata clamorosa a 16 giugno, carino. Poi abbiamo avuto One Piece Odyssey che nuovo JRPG basato sempre sul manga di Oda, che ci fa vedere questa nuova isola dove loro vanno attraversando queste nubi e tuoni e gruppi corpi di ghiaccio, che si prevede essere un, per l'appunto, JRPG che per quel poco che abbiamo visto, sì, tanta fanbase, non ho potuto vedere, non so se gira già da altre parti, non lo sapevo, il sistema di combattimento. Potrebbe essere il gioco di One Piece che ci meritiamo? Me lo auguro. Da quello che ho visto non sono molto sicuro, ma probabilmente mi sbaglio. Quindi mi tengo ancora un pelo per poterne poi parlare successivamente. Layers of Fears, titolo horror psicologico che è per molti super fan. Vi dico la verità, sono andato in bagno durante la live mentre l'hanno fatto vedere, perché non sono mai stato super interessato. Però diciamo che il suo lavoro di spaventare, il suo lavoro di metterci le mani un po' nell'intestino e stringere, lo fa, lo ha fatto e continuerà a farlo. Titolo interessante per chi è super amante appunto di quel genere. Poi si passa per Gotham Knights. Io ripeto, stesso discorso che vale con Marvel, stesso discorso vale per DC. Non mi ha per niente interessato. Sì, Nightwing, tanta storia, sembrava su di lui incentrata tutta la storia. Non ho ben capito se ero di fronte a un action. Non ho ben capito, vi dico proprio sincero. Non ne parlo e vado avanti, nel senso non è una cosa che mi interessa. Se a voi avete visto qualcosa di più vi interessa, lasciatemelo nei commenti. Poi c'è stato il discorso della Last of Us parte 1 con il remaster sulla PlayStation 5, che si vede un cambiamento notevole dei personaggi con il rilancio anche della parte online con Troy Baker di nuovo lì. Ci hanno annunciato che nella serie HBO ci saranno anche loro che faranno dei personaggi. È stato un momento comunque estremamente interessante, e dalla chat ho notato che molti di voi, per dirvi, non hanno giocato The Last of Us 2 o comunque si sono fermati all'1, non gli è piaciuto per la componente zombie. Vi invito a giocarlo se potete, o anche in un futuro, perché assolutamente è un titolo che vi consiglio e che merita. Poi c'è stata una carrellata di titoli un po' secondari, così possiamo definirli, anche su una piattaforma, su una categoria indie, tranne Cuphead, ma Cuphead noi lo sapevamo già che doveva uscire, quindi quello è un altro discorso. Hanno lasciato un po' il tempo che trovavano per quanto riguarda appunto la mia attenzione, come ad esempio American Arcadia, come ad esempio la questione di, ora io non mi ricordo bene neanche come, High Water, quello che appunto parla del cambiamento climatico. Estremamente figo invece Cuphead è stato fatto vedere anche un gameplay di un boss nuovo, quello mi ha fatto veramente sbrodolare tantissimo. Stiamo aspettando Cuphead in The Delicious Last Course da una vita, non è ancora, riusciremo finalmente a mettergli le mani addosso a fine giugno e lì ce lo spolperemo, un update che ci è stato assicurato essere grande quanto quasi un gioco intero. Poi l'ennesimo video su Darktide 40k, vi piace Necromunda, GG, a me non piace tanto Necromunda, ma il gioco sembra essere comunque estremamente valido, specialmente se avete giocato a Vermintide o a quei titoli lì che vi piacciono. Midnight Fight Express, clamoroso per il fatto che lo ha fatto una persona sola, quindi quello vale tantissimo. Nightingale, che sembrava interessante per la questione dei vari mondi, cioè sembrava appunto un survival dove potevi costruire, tipo, ricorda un pochettino quello che potrebbe essere un Rust Fantasy, ora non
così per quello che ho visto, con la particolarità dell'uso delle carte del cambio dei mondi. Quello sembrava molto figo. Poi cosa c'è stato su Lakers? Mi hanno fatto due, che mi hanno fatto vedere solo un trailer. Saint Row, dove ci hanno fatto vedere, vabbè, tutta la boss, la boss legend, non mi ricordo dove tu, appunto, la super personalizzazione del personaggio. Neon White, che sapevamo già di essere quel gioco con le carte, frenetico, stile anime, manga, interessante per alcuni. A me non ha lasciato troppo l'hype, anzi. E poi un gioco invece che esce esattamente domani o oggi, quando l'avete visto, che è The Quarry, che è l'erede spirituale di Until Dawn. Avete una fidanzata, un amico, compagno, compagna, cugina con cui volete giocare a un videogioco perché lei non gioca ai videogiochi, mettetela davanti ad Until Dawn e poi a The Quarry e passatevi un momento di interazione film videoludica, secondo me molto valida, e che vi permette di, appunto, far approcciare qualcuno che non è nel mondo dei videogiochi come voi a il medium che tanto amate, che potrebbe invogliarlo addirittura ad approfondire. Gioco che io vorrei assolutamente portare e spero di poterlo fare il più presto possibile. Queste erano le presentazioni. Alcuni si sono lamentati per la mancanza di altri annunci, alcuni si aspettavano Silksong, alcuni si aspettavano ci sono state tante persone che sono state non contente di determinate presentazioni. A voi i commenti, vi lascio qua sotto. Io, di quello che ho visto, la cosa che più, ripeto, mi ha lasciato sbalordito è stato Callisto Protocol. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi invito a iscrivervi e a lasciarmi un like, a seguirmi su tutti i miei social. Vi ricordo che sono live tutte le sere alle 21. Inoltre vi lascio sempre una storia Instagram con il link per venire direttamente in live, e in tab community qua su YouTube vi metto sempre anche lì il link, cliccate, siete in live da me direttamente e vi aspetto a braccio aperte. Vi auguro una buona serata, United State of Zerga, ciao belli.